La storica fiera di San Bartolomeo a Fano quest'anno si farà. In programma il 24, 25 e 26 agosto tutta la zona Sassonia, comprese via Dante Alighieri e viale Adriatico, potranno contare sugli oltre 250 espositori che proporranno al pubblico tutta una serie di merci di qualsiasi genere, dall'abbigliamento ai giocattoli alle novità per la casa e all'oggetto più richiesto del momento. Un appuntamento voluto fortemente dall'amministrazione, nonostante il periodo Covid, ma che vedrà delle norme ben precise da seguire. Sì, assolutamente, è stata confermata, come tra l'altro l'avevamo già inserita nel programma, anche perché per noi è importantissimo mantenere questa tradizione e far lavorare le persone che ci sono attorno a questo comparto. E tra l'altro direi che le richieste ne arrivano tantissime, quindi siamo molto contenti. Si farà ovviamente nel rispetto di tutte le precauzioni Covid che ci sono al momento, quindi ci sarà l'obbligo della mascherina, ci sarà l'obbligo del distanziamento fisico, attiveremo tutta una serie di situazioni e controlli insieme alla protezione civile, come ad esempio la disponibilità del gel sanificatore nel percorso o come dei cartelli che riportano le modalità di comportamento o la distribuzione di brochure che richiamano come comportarsi all'interno della fiera. Quindi un'attenzione particolare per il periodo che stiamo vivendo, ma riteniamo opportuno che insomma la fiera debba andare avanti come tutte le tradizioni che siamo riusciti in qualche modo a mandare avanti. Durante le giornate della fiera, la Polizia Locale di Fano insieme alla Protezione Civile del CB Club Mattei controlleranno il distanziamento fisico e l'obbligo della mascherina. Il percorso sarà libero, ma ovviamente dobbiamo rispettare tutte le precauzioni, soprattutto quando ci avviciniamo ai banchi. Quindi sarà importante, soprattutto se si vuol toccare la merce, sanificare le mani prima di toccarle, rispettare il distanziamento fisico e insomma avvicinarsi ai banchi con il rispetto di tutte le norme Covid.